anche a Salerno stamattina per ricordare Lorenzo Parelli e Giuseppe Lenoci, due studenti morti a causa di incidenti durante lo svolgimento di stage nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro. Una delegazione di studenti ha partecipato ad un presidio che è stato effettuato in piazza Portanova. Parole dure, quelle utilizzate dagli alunni contro l'alternanza definita uno sfruttamento, ma anche contro una scuola gestita, dicono gli alunni, con striscioni e slogan da padroni. Oggi in diverse parti d'Italia gli studenti hanno manifestato per le stesse motivazioni. Siamo scesi in piazza per Lorenzo e Giuseppe, due ragazzi che sono morti durante l'alternanza scuola-lavoro, e per le repressioni che hanno ricevuto gli studenti durante la manifestazione del 28 gennaio. In più anche per l'esame di Stato, per la reintroduzione degli iscritti all'esame. Dopo due anni di DAD non è stato fatto niente per noi studenti, non sono stati fatti corsi di potenziamento, corsi di recupero per noi. I motivi principali sono quelli dell'alternanza, che praticamente c'è stato, come sappiamo, la perdita di due ragazzi, e noi chiediamo che l'alternanza sia opzionale, che possiamo decidere di farla, ma soprattutto che sia in sicurezza, quindi avere la sicurezza che ci meritiamo. Vogliamo anche fare l'alternanza, il problema è che vogliamo essere sicuri, come ho già detto. Io sono d'accordo con quello che ha detto il mio compagno prima, e l'alternanza inoltre credo che sia uno sfruttamento minorile, anche perché molti ragazzi vengono mandati in fabbrica a fare anche più di 90 ore. Noi fortunatamente siamo un liceo, facciamo 90 ore di alternanza in questi tre anni, nel triennio, ma molti altri istituti come gli istituti tecnici devono fare più di 90 ore in fabbriche a sudare, a lavorare, e comunque hanno dei turni molto estenuanti per avere 16, 17 ma anche 18 anni. Ormai dopo due morti durante l'alternanza è sempre più chiaro che non è più sostenibile un modello del genere, e parlo a grande livello, un modello del genere non è più sostenibile. Non è possibile che due ragazzi escano di casa invece di stare a scuola per andare a lavorare e morire, specialmente perché sono obbligati, ma soprattutto non sono pagati, quindi sostanzialmente vanno a morire per far guadagnare qualcuno sostanzialmente, quindi era per questo il motivo. Ma in generale la situazione della scuola è sempre peggiore, sempre più precaria, e va sempre peggiorando. Perché non ci sta bene che due ragazzi siano morti durante l'alternanza scuola-lavoro, cioè è inammissibile come cosa. Cosa chiedete? Maggiori diritti, che almeno veniamo retribuiti per questo lavoro, almeno comunque che non muoia gente, perché veramente un ragazzo di 16 anni non può morire per andare a lavorare senza neanche essere pagato.